Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Saiuz alla regia e vi aspettiamo su www.radiosaiuz.it. E ora si parte, via! E buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioSaiuz.it ed eccoci all'ennesima puntata, caro Saiuz, dell'ormai consueto appuntamento del giovedì sera di Social Evolution. Ormai mi sto già iniziando a perdere con le puntate, questo è buono, vuol dire che ne abbiamo già fatte diverse. E ritorniamo dopo la pausa della settimana scorsa e ci dovete scusare, ma come vi avevamo anticipato sia in diretta che sui social siamo andati, uso questo plurale maiestatis, a vedere la finale di Champions League femminile. Sì, perché noi siamo per il gentil sesso, carissimo. Partita che tra l'altro si è svolta vicino a casa mia, nel senso che io abito in Emilia, la partita si è svolta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Siamo molto divertiti, tanto divertimento, tanto spettacolo, e tra l'altro trovate anche un mini video sulla nostra pagina Facebook di Radio Science. Cosa faremo questa sera? Lo diciamo per chi non avesse ancora avuto il piacere di conoscerci. Andremo appunto a conoscere chi c'è dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite della rete. Vi terremo compagnia dalle ore 22, quindi adesso siamo in diretta, fino alle ore 23 circa, e per questa puntata abbiamo invitato una pagina molto simpatica che vedo che sta raccogliendo anche un ottimo consenso tra internauti, tra diciamo i follower di Facebook. Prima ovviamente, come ormai vi abbiamo abituato a fare, introduciamo i nostri compagni di viaggio di questa sera, che vede, anzi non vede, la nostra cara Priscilla. E sì, perché essendo un giorno di festa abbiamo preferito lasciarla a riposo, anche perché insomma i giorni rossi, quelli sul calendario, si pagano di più, giusto sai? Quindi abbiamo deciso, no scherzi a parte, ogni tanto dobbiamo anche farla riposare, questa gentil donzella che tra l'altro sta facendo tanti lavori, la salutiamo molto calorosamente. Una festa questa, sai, non devo dire nulla a riguardo, nel senso che insomma 2 giugno, festa della Repubblica. Oggi non so se avete visto la parata, insomma c'è stata tutta una serie di iniziative, anche perché oggi erano credo 70 anni, quindi non è una data un po' particolare, ma quindi la chiudiamo qui, sai, se non stiamo lì a dilungarci troppo in un evento che, per quanto ci faccia piacere essendo italiani, però comunque insomma se ne è già parlato abbastanza su canali ben più rinomati del nostro. Quindi salutiamo adesso, carissimo, ti do la parola, all'uomo che rende possibile tutto ciò, in quanto insomma oltre che essere addetta alla regia, come dico sempre, dai anche il nome alla radio. Ciao Saiuz, come stai? Volevi che partissi carico adesso, sto benissimo. Infatti, Luca, un caro saluto a tutto il condominio di Radio Saiuz Network, il circuito, perché come sai ormai già da qualche settimana andiamo in diretta a reti unificate, come piace dire, che tu odi questa parola, sì, perché andiamo... Diciamo che essendo oggi la festa della Repubblica mi ricordi un po' il presidente della Repubblica. Ecco, solo oggi potresti anche fare l'elenco, ma non te lo faccio fare comunque. Lo farò dopo al limite l'elenco, perché è giusto che vengano nominate anche quelle web radio che rimandano il segnale, perché non solo Radio Science, ma abbiamo ancora 5 web radio che appartengono al network, e quindi andiamo in onda anche su queste 5 web radio. E questa sera andiamo in onda anche su i classici 2 canali della web tv di radioscience.it, ma anche siamo su YouTube, sul nostro canale su YouTube e sul canale live stream, quindi insomma hanno modo i nostri amici che ci ascoltano di vederci, ascoltarci dove cavolo gli pare, perché siamo presenti ovunque, siamo onnipresenti, sì, siamo proprio onnipresenti. Saiuz
sai benissimo che tenta di essere presente dappertutto, si infila in ogni pertuso, no, scherzo, no, dove c'è un pertuso, no, un pertuso web, intendevo, non intendevo. E io la chiuderei qui. Senti, ma io mi riprendo la parola a questo punto. Mi riprendo la parola, caro Saiz, cioè a questo punto, perché prima di introdurre i ragazzi, ormai ci siamo già dilungati fin troppo, volevo salutare Gianluca, che lunedì scorso ha tenuto botta, diciamo così, durante la consueta diretta del lunedì sera. Bella puntata, tra l'altro l'ho seguita con molta attenzione. Sono stati, insomma, ringraziamo questi ragazzi della banda di Piero che veramente ci hanno dato anche degli ottimi spunti durante appunto la diretta dei due compari più uno. L'ultimo saluto iniziale, poi giuro, entriamo nel vivo. Saluto l'altro addetto alla regia, l'assistente, anzi, alla regia, testa di caso, che come al solito, come te, oramai è diventata parte integrante di questo network ed è veramente onnipresente, perché effettivamente non, cioè non lo lasci mai a riposo, anche nei giorni rossi del calendario. Ma sai com'è? Sta imparando a diventare come Saiuz, la figura mitologica. No, una figura mitologica, no, metà uomo, metà sedia, vai. Ah, ho capito. Detto questo, carissimo, basta, bando alle ciance, direi che è giunto il momento di entrare nel cuore della diretta e introdurre l'ospite, anzi no, gli ospiti. Ciao ragazzi, come state? Ciao, bene, bene, te? Benissimo, carissimo. Allora, vi presento, quindi voi siete Peter e Renzi. Io la mia memoria, ok, perché mi avete detto un minuto fa, quindi potevo già essermelo dimenticato. Vi faccio una domanda a bruciapelo, innanzitutto dove vi trovate? Ci troviamo in questo momento a Agnosine in provincia di Brescia. Ah, bresciani, tutti e due bresciani, no? Perché sì, siamo da un nostro amico in questo momento, però ci ha lasciato, diciamo, un posto dove poter parlare senza nessuno, ecco. Ah, che bello, un cantuccio in un angolo, questo buon samaritano vi ha fatto questo piacere. Sì, sì, noi poi siamo io di Salò, mentre Renzi di Varno. Ah, ho capito, ho capito. No, perché l'audio non mi è arrivato benissimo, ma alla fine abbiamo ricostruito. No, no, è bella questa cosa. Il vostro amico, immagino, sarà uno dei vostri primi fan di questa pagina che adesso mi racconterete, di cui adesso sì, mi racconterete. È uno di loro, insomma, sì. Perfetto. Allora, io, insomma, taglio subito la testa al toro, sai cosa dici? Glielo chiediamo subito. Come si chiama la vostra pagina Facebook? Lo chiedo a Peter. Così. Allora, Facebook si chiama Ricordi quella scena, col punto, esatto, di domanda, visto che non sono riuscito a dare l'intonazione giusta. Esatto, Ricordi quella scena, e infatti è questo che mi ha colpito, nel senso che una di quelle pagine Facebook che si fa una domanda, che si pone questo quesito, e poi, insomma, andando a vedere si capisce anche perché. Ma chi di due l'ha creata? L'avete fatto insieme? È partito uno l'altro? Com'è stata? Allora, io, cioè Peter, visto che magari sì, non si riconosce, l'ho creata allora a febbraio del 2011, l'ho creata nel 2011, e si chiamava però Le migliori frasi di How I Met Your Mother, non so se conoscete la serie, il telefilm. Ah sì, 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 e che poi tra l'altro, e così entriamo anche un po' nel vivo, il logo della pagina infatti è il personaggio... aspetta, un lapsus, come si chiama? No, no, il logo, cioè il personaggio del logo è di un'altra, sì, serie, che è Community, non di How I Met Your Mother. Ah sì? Aspetta, sì, ma dai, mi hai fregato, sì, ero convinto. Ah, ma è uguale però. Sì, sono simili, può essere, ci si può confondere. No, infatti, ti giuro, ero convinto fosse del personaggio di How I Met Your Mother. Tra l'altro, una serie che ho seguito tantissimo, che do fino alla sesta stagione, poi mi sono fermato. Quindi sul più bello, praticamente. Perché poi so che l'hanno. Sono andato avanti per parecchi anni. E di cui il personaggio, diciamo, preferito era questo Barney Stinson. Mi è scivolata la lingua mentre lo dicevo. Effettivamente è una serie che ha avuto molto successo, infatti anche molto longeva, se vogliamo. E quindi si chiamava in un modo, e poi perché avete cambiato nome? Perché per diversificare. Sì, a un certo punto, cioè, avevo creato la pagina, ma non è che facessi molto, diciamo,
facevo qualche immagine così a caso, però non la seguivo molto. Mentre negli ultimi mesi io e Renzi, che è entrato a far parte subito in pratica della pagina, io e lui abbiamo deciso di fare un po' tutte le serie, di provare se fosse possibile, e quindi è andata così. Perfetto, e quindi diciamo che l'idea di base quindi è stata la tua, poi chiaramente si è unito. Tra l'altro la chat ci dicono anche che in italiano, ed è vera questa cosa, adesso ve la riporto, sulla chat, apro e chiudo parentesi, presente su radiosites.it, appunto c'è questa chat in cui potete interagire con noi, soprattutto con gli ospiti, ci dice un anonimo che in italiano è "E quando arriva mamma", che in realtà, se non sbaglio, si riferisce, va da memoria, solamente alla prima stagione. Non so se lo sapete questa cosa, o può darsi che mi sbagli io, perché poi difatti hanno mantenuto il titolo originale poi per le successive stagioni, mi pare. Sì, in Italia mi pare che le prime due stagioni fosse trasmessa col titolo "E alla fine arriva mamma", poi sì. hanno deciso di cambiare anche in Italia, ha preso il nome inglese. Sì, anche perché diciamo la verità, "E alla fine arriva mamma" era veramente triste come titolo, quindi hanno fatto anche bene, adesso non so il vostro punto di vista. Perfetto, insomma avete iniziato questo da una pagina diciamo monotematica, se vogliamo, avete iniziato a guardarvi intorno, forse anche grazie a Renzi in questo caso, e zitti zitti adesso state crescendo. Prima di chiedervi qualcosa di più, perché siamo chiaramente solo all'inizio, abbiamo dato qualche indicazione agli ascoltatori, sentiamo cosa ci fa ascoltare Sites, perché come ben sapete, essendo sulla radio, essendo anche in diretta, è giusto che ogni tanto spezziamo la chiacchierata. Sentiamo un brano che è Rain degli Occidente, sì, sono italiani. Viceversa, è Rain il cantante e il brano si chiama Occidente. Ah, bene, mi fa piacere che hai ripetuto quello che ho detto io. È bella questa cosa, grazie. Giusto, volevo affermare quello. Infatti, no, questa sera ci manca Priscilla, particolarmente, anche per questi interventi relativi ai brani. E niente, Sainz, vai pure col brano. Vado via? Va bene, partito! Buonanotte, domani è un giorno buono,
per cercare la risposta che non c'è. E il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere. E questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente. Non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia. E ritorniamo in diretta qui su radioscience.it Social Evolution. Questa sera, insomma, abbiamo ospiti questi ragazzi, Peter e Renzi. Tra l'altro Renzi, che di questi tempi chiaramente non può che ricordarci una persona in particolare, ma non entriamo nel politico, che questa sera, insomma, ci stanno raccontando come è nata questa pagina, come pian pianino, no? Era partita da How I Met Your Mother e poi pian piano avete iniziato a raccontare delle cose. Ma che cosa avete raccontato esattamente? Perché effettivamente abbiamo detto, no, Peter, come è nata, ma cosa fate su questa pagina, caro Peter? Dici pure. Ma allora, in pratica, cioè, noi guardando le altre pagine di Facebook, in certe volte speravamo di vedere magari qualche scena messa in un'immagine, no? Qualche scena di una serie, di un film. Sì. Ed è questo, alla fine ci ha portato a creare queste immagini, di scene che ricordiamo noi, perché comunque tutti e due guardiamo telefilm dalla mattina alla sera, in pratica. Che bello. Ce le ricordiamo e ce le ricordiamo a memoria, e questo ci ha portato a farle subito tramite un'immagine, e la gente pare che apprezzi tutto, insomma. Esatto, hai detto benissimo, la gente pare che apprezzi tutto, e togliamo il pare, nel senso che ad oggi avete comunque, zitti zitti, è vero che la pagina è nata qualche annetto fa, però direi che la crescita, diciamo così, esponenziale l'ha avuta forse nell'ultimo periodo. Insomma, zitti zitti siete arrivati a 23.000 like, che comunque vuol dire che ci sono 23.000 persone che comunque vi seguono. Direttamente o indirettamente, che sapete come funziona ormai meglio di me i like su Facebook, però intanto tantissimo, avete un bel seguito. Adesso io non è che vi voglio chiedere qual è il segreto, perché comunque anche con questa trasmissione abbiamo comunque visto cosa può piacere alla rete e cosa no, però una cosa che sicuramente ho notato è che avete una bella conoscenza delle serie TV, no? Perché passate veramente da qualsiasi cosa, dai Simpson a Why Met Your Mother, scusate mi sono impappinato, strano, c'è veramente di tutto. Tapic, cartoni animati e quant'altro. Questa conoscenza deriva solo da voi, oppure quando siete, insomma, crescendo così, avete anche la comunità che vi segue, che vi passa, diciamo, un po' di lavoro, un po' di materiale? Renzi, cambiamo un po'. Beh, certamente in tutto questo tempo, da quando eravamo piccoli, sono tutte le scene che hanno segnato la nostra infanzia, alla fine, come quelle dei Simpson, che chi di noi non è cresciuto guardando i Simpson alla TV, oppure anche a cena, cose che guardavi tutto in famiglia, tutte queste serie TV, e col tempo queste serie TV si sono rimaste impresse nella testa. Poi comunque anche col tempo, crescendo, comunque abbiamo ampliato i nostri orizzonti, diciamo, di serie TV, e avendo anche una buona memoria magari riusciamo a ricordarci un po' tutte queste serie. Infatti anche quello, nel senso che, insomma, sai, è vero che anch'io sono cresciuto a Pane e Simpson, Pane e Will e il principe di Bel-Air e quant'altro, però è anche vero che, insomma, se la vedo me la ricordo, però se dovete iniziare a scavare nella mente faccio anche fatica, quindi anche da questo punto di vista diciamo che grande attenzione. Non ho salutato la chat prima,
Anche qui faccio come al solito le mie, i miei incisi, apro e chiudo parentesi. Saluto la chat, in particolar modo Fabio che si è connesso poco fa e che appunto vi dà, ci dà il buonasera a tutti. Grazie Fabio. Ormai Fabio vedo che ci segui sempre, sempre sei io in staccano visto, imperterrito. Una cosa che non ho detto, lo dico soprattutto ai fan che potrebbero anche contattarci qui su Skype, possono anche chiamarci in diretta qui in radio allo 0422 16 26 622, il numero che trovate anche sul sito radiosites.it. Ovviamente potete anche scriverci, oltre che sulla nostra pagina Facebook, anche con SMS e WhatsApp al 393 788 0195. Piccola momento di informazione, diciamo così. Tornando invece a noi, insomma, un gran seguito, tanti like, che comunque insomma è anche gratificante, perché immagino che quando il seguito diventa così, così grande, è normale che dovete anche essere molto puntuali nel pubblicare, no, le varie picche, immagini e quant'altro. Voi più o meno come vi gestite la giornata? Cioè tipo uno fa il mattino, l'altro la sera, come la fate i turni, com'è la storia? No. Ok, dimmi pure. Sì. Prima era fatto abbastanza a caso, diciamo, cioè se per caso ci ricordavamo una scena o comunque un pezzo di un telefilm, la facevamo lì al momento, ci scrivevamo tra di noi, guarda che adesso la metto e basta. Adesso sì, che sono un po', che i like comunque sono aumentati, essendo anche 20.000, cerchiamo di pubblicare comunque un tot di immagini al giorno, anche per la gente comunque, visto che ci segue, che così ha messo mi piace, giusto penso dargli anche quello che vogliono, insomma. Ah no, no, sicuramente, anche perché poi dopo vi bacchetta, anzi adesso poi durante il periodo magari di vacanza, che sai, uno diciamo che sarà dura, diciamo così. E per quello che riguarda la comunità, io mi sono sbizzarrito guardando la vostra pagina e tra le altre cose ho notato che comunque è anche una bella comunità, nel senso che quando vi scrivono non ho mai visto particolari critiche, no? Nel senso che comunque tutti quasi si uniscono all'unisono cercando di ricordare quella scena piuttosto che fare qualche altra citazione o quant'altro, e quindi credo che questo sia anche un attestato anche di stima, se vogliamo così, da parte dei vostri fan, giusto? Vedo che grazie, intanto ringrazio Testa di Caso che mi ha passato la domanda che ha fatto Fabio in chat. Domandina per gli ospiti, eccola qua: qual è la serie TV che proprio non vi piace o che magari vi ha deluso particolarmente? Bella domanda, Fabio, sono curioso anch'io. A chi la chiediamo? La chiediamo a tutte e due, partiamo da Renzi. Bella domanda. Io non saprei delle serie TV che ci sono adesso, ad esempio che guardiamo su Italia 1, magari la serie su le due ragazze che fanno le cameriere, Two Broke Girls, non so se l'hai mai seguita. Io personalmente no, però no. Quindi se non l'ho seguita vuol dire che forse la penso come te. No. La storia anche di base è anche interessante, di queste due ragazze che vogliono aprire un'attività, però le battute sono troppo scontate, partendo dai standard, ad esempio di How I Met Your Mother o altre serie. Sì. Comunque sì, sì. Non, per noi che siamo stati grandi fan di How I Met Your Mother è una grande perdita, perché le future generazioni non avranno la stessa cosa, magari anche se riprenderanno la programmazione degli episodi di How I Met Your Mother. Sì, sì. Non è una cosa vedere le puntate già finite, che sai già com'è finita, mentre viverla in diretta fino all'ultimo episodio, guardare l'episodio appena uscito il giorno dopo, è tutta un'altra cosa. È vera questa cosa, effettivamente. Mi è fatto in mente anche che, vabbè, adesso non voglio dire che, perché ogni volta che succede sempre che io faccio quello, no, il vissuto, che ho provato le stesse cose, però effettivamente per le serie TV, sai se arrivo bene? No, perché no, sei arrivato un attimo, c'è stato uno stacco. Infatti ho notato anch'io questa cosa, l'ho detto cavolo, perché da queste parti piove, non so se questo incide, sai che non sono un tecnico, però sai, l'umidità l'umidità, dicevo ragazzi, per la pensione anziana.
Esatto. Dicevo ai ragazzi, una cosa che effettivamente ho notato anch'io, per dire, io se penso Lost, una serie TV che ha fatto storia, io Lost l'ho iniziato a vedere che era tipo già la quinta stagione e me la sono dovuta guardare senza cercare di spoilerare mai, ma la tentazione era forte. E quindi ho recuperato in pochissimo tempo tutte quelle stagioni, perché sono una a cui piace veramente tanto le serie. Mi rendo conto che, anzi, una cosa che forse non avevo pensato fino adesso, che, come dicevi tu, le future generazioni, fa un po' sorridere, ma è così, molte cose, diciamo, non potranno, cioè, salvo che non escono di buona qualità, certamente non le potranno vivere come magari abbiamo visto da noi negli anni addietro, con tutta questa diciamo quantità e anche qualità soprattutto di serie TV. Perché oggi effettivamente vedo, sai, tra i vari, diciamo, sulle varie piattaforme, da Infinity piuttosto che Netflix o Sky o non so che altro, effettivamente c'è tanto materiale, però alla fine non sono tantissime quelle di alta qualità, di elevata qualità, quindi è interessante quello che hai detto. E mentre Peter, tornando appunto sempre alla domanda di Fabio, ma Renzi, diciamo che mi ha rubato la serie che volevo dire io. Però se devo dirne un'altra, ultimamente faccio fatica a sopportare Big Bang Theory. Ma dai, veramente? Sì, boh, mi sembrano tutte un po' sempre le solite battute, un po' scontate alla fine. Perché siamo arrivati anche lì all'ottava stagione, adesso mi sono perso anch'io. Buona forse. Ah, non ha detto. Vedi, mi sono perso una... Sì, perché anche lì devo recuperare, nel senso che anche lì ero partito bello carico. Però effettivamente è un'altra serie che ha spopolato. Se non sbaglio, i protagonisti principali, se non ero, guadagnano tipo $1 milioni a puntata o cose del genere, quindi veramente hanno un seguito pazzesco. No, interessante. Grazie Fabio per la domanda, ringraziamolo perché effettivamente ci ha dato degli ottimi spunti. Adesso entriamo anche un pochino più su quello che chi sono questi Peter e Renzi, no? Nel senso che abbiamo parlato tanto delle serie TV, dei programmi o dove prendete spunti e quant'altro, ma adesso vorrei entrare un pochino, senza esagerare chiaramente, non voglio entrare a gamba tesa, ma conoscere un pochino di più questi due admin che hanno creato questa pagina. Prima però, caro Saiz, io manderei un brano. Certo. Perché giustamente non possiamo mica fare dei monologhi qua, no? Comunque dei dialoghi tutta la sera. Perfetto. E mandiamo un brano, dopodiché andremo un pochino a sentire, a conoscere meglio, così lo facciamo soprattutto per i vostri fan, che così capiscono anche con chi hanno a che fare. Mandiamo prima un brano però. Caro Saiz, cosa ci fai ascoltare? Ti ho dato il tempo di tirarlo fuori. No, l'ho già brano. Tirato dal cappello e dal cassetto il brano. E dal cilindro no, però. Dal cilindro no, non esiste. Tutte le dette. Sì, non ne ha azzeccato una. Va benissimo. Di Rain sempre ti faccio ascoltare Il deserto di Piero. È un altro bel brano, perché questo mi piace, sto cantautore qua. E andiamo col brano e dopo rientriamo tranquilli con la chiacchierata. Ah, tranquilli. Tranquilli. Vai col brano! E il maggiore era l'unico ad avere le idee chiare quando ci disse: questa mattina c'è un lavoro da sbrigare. E la pianura era così immensa che non vedevi più la fine. E il sole bruciava le nostre spalle e dipingeva le colline. Il sole bruciava i nostri 20 anni, rubati ai monti e rubati al mare, messi su un treno una mattina per la leva militare. Ma perché mi hai fatto questo, Dio ladro di un Dio? Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. E alla stazione della ferrovia, occupata dai militari, c'erano troie e munizioni e i corpi dei più temerari. Quando una bomba di vapore
se eravamo 5.000, oggi non so chi è più vivo. Quel giorno eravamo 5.000 e oggi non so chi è più vivo. Così il maggiore, che era l'unico ad avere le idee chiare, aveva occhi di deserto sotto al cappello da ufficiale. Questa è una guerra e capirete che così girano le cose, che come voi dall'altra parte ci sono uomini senza pretese, che come voi sull'altro fronte non è più tempo di mani tese. Delle speranze, volevo vivere e non morire, che dietro alla sua alta uniforme fresca di scuola militare ci sono uomini senza vergogna, dietro alle nave del potere ci sono soldi che chiamano soldi e poveracci da ingannare. Mentre marciavo sul mio destino con la morte nelle vene, pensavo a lei sull'Appennino e alle sue mani infatte di neve. T'avrei amato per una vita, t'avrei dato tutto me stesso. Ora che mancano pochi momenti, oggi si muore adesso. Avrei creduto che fosse più semplice dimenticare invece di odiare. :33 circa, è volata più di mezz'ora dall'inizio della puntata e questa sera, sai, ci stiamo andando forte, nel senso che i ragazzi ci stanno raccontando un bel po' di cose, un bel po' di roba, tanto materiale. E questo, diciamo che rispetto alle altre puntate, le ultime puntate in cui appunto abbiamo raccontato veramente, abbiamo avuto ospiti di varia natura, perché questo format effettivamente ci fa conoscere varie dinamiche della rete. Una pagina così non ce l'avevamo ancora, nel senso che andasse veramente a pescare citazioni di appunto tante serie TV, perlomeno le serie TV più seguite, anche se vogliamo, ma sicuramente conosciute non solo da me ma chiaramente dalla rete. E questo ce lo dimostra anche la internet, Facebook appunto, perché hanno raggiunto, come dicevamo prima di questo brano, tanti like, 23.000 circa. E vi avevo detto che avremmo chiesto qualcosa di più a questi ragazzi, non solo per quello che riguarda la pagina, ma anche chi sono loro, chi sono questi due baldigioni, Peter e Renzi. Ragazzi, prima cosa, quanti anni avete? Peter, partiamo da te. Io ho 21 anni. Perfetto, Renzi quanti ne ha? Anch'io ho 21, solo che io li ho già compiuti.
Perfettamente, sono due coetanei, caro Saic, giovanissimi. Se sommiamo la loro età, ce ne vogliono altri due per arrivare alla tua. No, scherzo. Quasi. Ma questa è un'altra cosa, non entriamo nel merito. E stendiamo un velo pietoso. Quando non create queste immagini, queste pic? Beh, io studio all'Università di Brescia, studio economia e sono al secondo anno. Sì. E io invece in questo momento non faccio proprio niente, amministro la pagina e basta. Esatto, infatti full immerso nella pagina, quindi diciamo che Renzi ti dà tutto il lavoro sporco della pagina perché ha la scusa che deve studiare. No, vabbè. E diciamo che da questo punto di vista, paradossalmente, fino a quando che certamente ci sarà un'occupazione, hai modo anche veramente di sfruttare questo tempo proprio per l'area social. Ecco, area social, voi oggi siete su Facebook, avete qualche altra piattaforma dove possiamo trovarvi, o tipo Twitter oppure no? No, al momento abbiamo solo Facebook, magari più avanti si potrebbe, non so, creare Instagram, visto che è quello che va più per le immagini. Esatto, sì, infatti è quello un pochino che ci dicono tutti, vero Saic? Nel senso che soprattutto quando si parla di immagini come la Vogue, di picchi, immagini e quant'altro, Instagram effettivamente è molto molto gettonato. Insomma, diciamo che da questo punto di vista credo che il passo sia veramente breve, no? Perché ormai il seguito c'è, quindi non sarebbe affatto male. Per quello che riguarda, diciamo, insomma, la vostra vita personale, è ovvio che dovete gestire, come dicevamo prima, gli impegni e quant'altro con la pagina Facebook e chi lo sa anche con altri social. A questo punto, avete mai pensato di, passatemi il termine, reclutare qualche nuovo amministratore tra i vostri fan? Sì, avevamo pensato di trovare qualche altro admin, perché comunque in due le cose che riusciamo a ricordare sono più o meno le stesse, cioè certo, avevamo sempre le stesse serie TV, quindi comunque i nostri ricordi sono limitati a un certo ambito. Magari sì, trovando qualche altro admin poteva coprire qualche altra serie TV che noi magari non avevamo mai visto, che però sì, poteva avere un buon successo tra gente su Facebook. Sì, e no, effettivamente, guarda, mi voglio allacciare, non riesco più a parlare, mi voglio agganciare a questa tua, a quello che stavi dicendo, proprio perché in questo momento è arrivato dalla chat, per fortuna ho testa di caso che mi avvisa, se no mi perderei, perché già faccio poche cose e le faccio anche male, quindi proprio perché c'è un anonimo in chat che ci dice proprio questo, nel senso che voi siete effettivamente molto giovani, perché siete coetanei, 21 anni, io per dire ho qualche annetto, non tanti, più di voi, ne ho 31, e effettivamente già magari questi 10 anni ci danno anche la possibilità di vedere le cose, se vogliamo, anche sotto da un punto di vista diverso. Per esempio, questo anonimo ci dice che voi siete molto giovani, in serie TV degli anni 80, tipo Ye Team, Magnum PI, Kit, cioè Supercar, eccetera. Ne avete mai, insomma, le avete mai seguite? E che cosa ne pensate rispetto a quelle attuali? È bella domanda di questo anonimo. Ditici. Serie queste abbiamo viste magari la mattina quando venivano trasmesse, non so, le 7, 8 del mattino, questi orari. Un po', come si dice, prima di andare a scuola, uno quando si svegliava si trovava lei team invece che trovarsi i cani, e comunque se li sorbiva. Sì. Ma secondo me noi siamo troppo giovani per conoscere queste serie, e pensiamo che comunque anche i ragazzi che ci seguono, che sono a maggioranza su Facebook, non conoscono neanche queste serie e preferiscono quello che facciamo noi. Alla fine, al massimo si può arrivare, è già tanto se conoscono serie come Willy, Prince di Bel-Air o Friends, sì, per esempio, che sono già anni 90. Sì, esatto, forse sì, che sono quelle che hanno spopolato. E ti chiedo una cosa, quindi, che non ve l'ho chiesto prima, è una domanda che non faccio neanche spesso perché ci penso, quindi diciamo che come target di età, se possiamo usare questa parola che sembra anche un po' tecnica, però come target di età effettivamente voi andate, mi viene da pensare, su comunque ragazzi che hanno più o meno i vostri anni, giusto? O forse anche più giovani, se vogliamo, oppure ambite anche ad andare un pochino fuori
cioè un po' più, insomma, andare anche per quelli di Sayus, se vogliamo, tipo Ispettore Poirot, no, va bene, però nel senso che da questo punto di vista mi pare di capire, correggetemi se sbaglio, che il target sia più o meno quello, no? Nel senso, ragazzi molto giovani. Sì, più o meno la nostra età, non so, fai 5 anni più, 5 anni meno, più o meno quello. Ah, ho capito, interessante questa cosa. Effettivamente il discorso dell'età è anche uno dei fattori che incide anche nel, se vogliamo, nel segreto, passatemi questa parola, del successo di una pagina. È interessante come però, nonostante insomma l'età, diciamo, ridotto, limitato, no? 5 anni più, 5 anni meno, più o meno, perché effettivamente poi è vero, le peak sono quelle, nel senso che poi devono per forza richiamare un certo pubblico, però alla fine sia un pubblico che insomma c'è, è presente e vi segue, insomma questo ci fa piacere. Io mi metto già avanti per quello che è una domanda che, anzi una, vorrei una risposta da voi, però non me la date adesso, me la darete alla fine della puntata. Mi metto già avanti perché sennò poi va a finire che mi perdo. Sapete che oggi è il 2 giugno, quindi è una data che è il giorno di festa un po' per tutti. Io ovviamente sono in clima di festa, non sono in un clima, diciamo, feriale, quindi magari questa sera sono un po' più distratto del solito, quindi vi chiedo già questa cosa. Diciamo che voi oggi, come dico sempre, insomma, possiamo annoverarvi, ecco, usiamo questa parola, come amici di Radio Styles. Noi, come avete visto in questo programma, cosa facciamo? Andiamo proprio a conoscere gli admin di queste pagine social seguite. Ovviamente voi siete sia amministratori ma siete anche utenti, quindi seguite a vostra volta delle altre pagine. Insomma, noi in questo percorso di conoscenza, chiamiamo così, mi piacerebbe che voi alla fine della puntata chiaramente insomma passaste questo testimone a qualcun altro, qualche altra pagina che ovviamente io contatterò e al quale chiaramente dirò anche che sono stato referenziato, diciamo così, da voi. Da questo punto di vista, quindi, se avete qualche pagina da consigliare che vi piacerebbe, ecco, sentire in radio, insomma, magari alla fine della puntata, insomma, pensateci e poi me lo dite. Quindi, ecco, mi sono già messo avanti con questa cosa che, insomma, è una, diciamo che è una cosa che durante tutte le dirette facciamo, chiediamo, e che ci piace anche che ci dicano. Poi non è detto che vengano in diretta, lo dico agli ascoltatori, perché mi è capitato, purtroppo per fortuna, che magari qualcuno abbia anche insomma non sia stato, per impegni o non so che altro, disponibile a essere presente qui con noi. Qualcun altro invece ha dato il suo consenso, diciamo così, e lo vedremo prossimamente. Chiuso parentesi, tornando invece appunto a voi, qualche domanda, la chat non si è mossa tantissimo, però qualche domanda è arrivata. A proposito, prima era sempre Fabio, che non l'ho ringraziato. Fabio, che ragazzi, hai sempre delle belle domande, mi fa molto piacere. Ci fa piacere, perché poi penso che anche ai ragazzi piaccia sapere che c'è qualcuno che comunque, dai, vuole saperne di più. Per quello che riguarda adesso, altra domanda canonica, no? Nel senso che abbiamo parlato del passato, ormai è già qualche anno che esiste questa pagina, quindi avete anche visto come muovervi nel panorama della rete. Mi avete raccontato varie cose, che forse recluterete degli admin, non lo so, ma adesso, per quello che riguarda il futuro, che progetti abbiamo? Nel senso che, sai, avete, diciamo, passatemi in termini, questo tesoretto di like, no? Comunque un bel seguito. Come pensate di crescere, se avete questa voglia di crescere, oppure cosa pensate di fare con questa pagina? Lo chiediamo a Renzi, dai. Beh, per il momento stiamo così, al momento continuiamo, sì, a tornare ai nostri peak, e poi magari un giorno si vede. Non saprei neanche io, non ho progetti per la pagina, è solo uno sport, uno svago alla fine. Sì. Mentre, ma se riuscissimo a crescere, diciamo, fino ai 100.000, anche di più, nel senso, potrebbe succedere un giorno, sì, se si potesse avere anche un guadagno, diciamo che non lo butterei via, ecco. Beh sì, certo, diciamo che anche sì, bello. Anche perché insomma è anche una pagina che, correggetemi se sbaglio, adesso poi io ho fatto diverse ricerche, come faccio sempre quando ho
degli ospiti, però insomma pagine proprio come la vostra, diciamo, passatemi, insomma, generalista, se così possiamo dire, non ce ne sono tantissime, nel senso che poi effettivamente abbiamo molte pagine che sono legate a un argomento, tipo ultimamente abbiamo avuto due pagine consecutive tra l'altro che parlavano di Star Wars in maniera diversa, se vogliamo, sempre ironica. Voi invece parlate veramente delle serie TV e anche dei film, perché ci sono anche delle citazioni di film. Tra l'altro, citazioni che, lo dico per chi non ha ancora avuto l'opportunità e il piacere di guardare la loro pagina, e più delle volte sono anche ironiche, nel senso che sono citazioni che strappano sempre un sorriso, insomma, un po' perché ricordano qualcosa, un po' perché magari sono un po' battute che fanno sorridere. Quindi dai, da questo punto di vista veramente complimenti. Poi, come diceva Peter, beh sì, se poi un domani, chi lo sa, dovesse anche esserci un ritorno in termini anche economici, ben venga, questo ci sta. E insomma, chi studia economia però è Renzi. È strana che l'abbia detta Peter questa cosa, comunque va bene. Tornando invece a noi, e i vostri amici come vi seguono? Nel senso che lo sanno che avete una pagina così, oppure voi non spargete la voce, diciamo così? Sì, sì, lo sanno perché gli abbiamo rotto per non so quanto tempo di mettere mi piace alla pagina, quindi anche se non volessero sono un po' costretti. Quindi diciamo che da questo punto di vista c'è poco da fare, insomma, li avete obbligati a condividere prima ancora che mettere like. Piuttosto, ma devono. Vabbè, insomma, da questo punto di vista, insomma, dai, sono sempre quelle cose che è forte, nel senso che il mondo della rete poi porta anche a questo, nel senso che c'è anche la vita vera, se diciamo così, e nella vita vera poi il ritorno che c'è, sai, è capitato a fare queste ospitate, ci è capitato anche chi, diciamo, postasse diciamo citazioni, pic, immagini o non so che altro relative al proprio lavoro, e magari, sai, il compagno, il collega d'ufficio seguiva la loro pagina senza sapere che era appunto del collega in questione. Quindi era fantastica questa cosa, perché c'era veramente questo scambio, no, di informazioni, e non, insomma, poi in incognito, diciamo così. Non ho proprio fatto parlare Saius questa sera, scusaci Saius, ma ero veramente rapito da Peter e Renzi, che di fatto ci hanno raccontato un bel po' di cose. Cosa dici di questi ragazzi, Saius? Come ti è sembrata la loro pagina? No, ci ho dato un occhio alla loro pagina, ma sai che, non frequentando molto Facebook, io quando tu mi passi un sito me lo vado a vedere, me lo guardo, e però non li vedo in questa diretta, non li vedo convinti come la loro pagina. Mi piacerebbe che fossero un po' più sprintosi. ma difatti, senso, come ci dicevano nel fuori onda, comunque è anche, insomma, la prima volta che si trovano a fare due chiacchiere in diretta, certo, web, insomma, diretta web radio. E quindi, insomma, da questo punto di vista è vero, sono due che hanno forse una bella tranquilli, rivedete, hai capito, però vero, tranquilli così, però mi piacerebbe, voglio finire col botto, ragazzi, questa sera. Adesso vedremo dopo il prossimo brano, allora, visto che è anche ora che mandiamo un altro brano. Cosa ci ascoltiamo? La canzone di Diana, sempre dello stesso gruppo, i Rain. È interessante questo gruppo italiano, è da seguire. Certo. Lo consiglieremo a Gianluca per lunedì sera. Che dici? Certo, perfetto. Vai col brano, sai. Partito! La contessa dondolava lenta, persa nell'oscurità, aveva occhi forti come il vento, e triste non sembrava mai, e triste non sembrava mai. All'angolo della strada, tra
tue semplicità, delle tue semplicità. Dondolava il cielo con le sue spighe di grano. Chissà adesso dove sei, se t'hanno poi capita mai, se t'hanno poi capita mai. E avete ascoltato, insomma, un altro brano di quelli che ha pescato Saiuz su jamendo.com. Questi ragazzi che avete ascoltato probabilmente li ospiteremo, non in questa trasmissione perché sapete facciamo altro, ma nella trasmissione del lunedì sera condotta da Gianluca Mancuso. Tra l'altro programma che sta andando anche molto bene ultimamente. Gian, da quando è tornato insieme a Priscilla, stanno facendo una squadra fortissimi, come direbbe qualcuno, e veramente ci stanno dando tante soddisfazioni da quando abbiamo creato questo nuovo, diciamo che abbiamo rinfrescato un po' i due compari più uno, questo programma del lunedì sera. Tornando invece ai ragazzi di questa sera, insomma, ci avete raccontato, insomma, i ragazzi di Ricordi quella scena ci hanno raccontato un po' di cose. Come dicevamo, Fabio in chat si è scatenato e mi fa molto molto piacere, e ci chiede progetti futuri, e questo ve l'avevo chiesto anch'io, ma nel senso se avete in programma collaborazione con altre pagine Facebook, se ne avete fatte e se ne avete anche in futuro, chiaramente, che me lo chiede quindi Renzi, me lo dice, scusate, Renzi. Beh, noi, come cercavamo qualche altro admin, siamo aperti a altre pagine che magari condividono i nostri interessi su serie TV, ma anche altre cose, e se ci sarà possibilità magari anche di unirci a queste pagine, o che ne so, aggiungerli come nuovi admin, o comunque collaborazioni, non è che sono, non è che le snobbiamo, sì. Anzi, no, mi fa piacere che avete comunque una certa apertura, nel senso che in realtà vedi, sai, è anche bello vedere, conosce persone che fanno, passami insomma il termine, ma questo di mestiere, nel senso che hanno delle pagine ben tanto seguite, ben volute, amate dalla rete, però come hanno anche un approccio diverso, perché se non sbaglio la settimana scorsa invece questi ragazzotti ci raccontavano che era il contrario, nel senso che preferivano non condividere, diciamo, non unirsi, ecco, con un'altra pagina, appunto continuare per la loro strada e vedere insomma dove si poteva arrivare. Quindi è bella questa cosa, nel senso che invece voi mi pare che da questo punto di vista siete aperti, insomma, non è male, non è male. Ecco, una cosa giusto che mi è venuta in mente adesso, che come al solito io l'ho detto, nei giorni festivi non dobbiamo andare in onda perché mi mangio tutto e mi dimentico tutto. Non ho salutato, caro Saiuz, i nostri passati ospiti, nel senso che difatti abbiamo avuto questa pagina ospite nell'ultima puntata, quindi non la settimana scorsa, che appunto non eravamo andati in onda, ma due settimane fa, che è appunto alla rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Li salutiamo perché non l'ho fatto prima, scusate, sono veramente un cafone. Detto questo, e invece volevo chiedere qualcosa a Peter per quello che riguarda qualcosa che non riguarda il futuro ma il passato, nel senso che in questi anni sarà capitato sicuramente qualche storiella da raccontare, no? Cosa ci racconti di bello, Peter? Ma allora, posso raccontarvi, diciamo, di quella volta che in pratica noi avevamo la pagina da un mese, diciamo, lavoravamo sulle nuove serie TV, e i like che facevamo a post a immagini erano più o meno sui 300-400 massimo, e ad un certo punto ho fatto questa immagine, io e Renzi abbiamo fatto questa immagine sui due fantagenitori, che è un cartone, non so se lo conosci, perché questo no, mi cogli in fallo. Abbiamo fatto questa immagine e ad un certo punto abbiamo visto che si alzavano i like in modo impressionante, cioè in pratica siamo stati tutto il giorno io e Renzi
a guardare quell'immagine e i like che crescevano, che fino, fino ad arrivare a 3600 likes, che è una cavolata, è una cavolata, sì, sì. Però ci sentivamo realizzati in qualche modo. Sì, insomma, la, la soddisfazione di comunque vedere come un, un'immagine, che poi scusami, ma questa serie TV però dal titolo mi sembra una serie TV anche per ragazzi giovani, vabbè, molto giovani. Cartone, ma cioè lo si guardava, non so, a 13 anni più o meno, però tutti diciamo si ricordano di questo cartone, quindi, quindi sì, apprezzo. Quindi la rete apprezza, la rete apprezza. E insomma, perché effettivamente ho notato infatti il giro, diciamo così, di like, condivisioni e quant'altro, e insomma 3600 per un'immagine è sicuramente, insomma, da soddisfazione sicuramente. Cavolo, 22:56, sai, questa puntata è volata. Non so, brani abbiamo dato sempre stessi alla fine come numero di brani, no? Quindi non mi pare che abbiamo fatto chissà cosa. No, non siamo aumentati come numero dei brani, appunto, per No, infatti siamo spazio. Proprio noi che stasera mi sono perso anch'io con i ragazzi, ci fa piacere, vuol dire che insomma non ci siamo affatto annoiati, e penso neanche gli ascoltatori. Per quello che riguarda, quindi siamo arrivati al punto, ragazzi, che ormai dobbiamo dare qualche saluto prima cosa, ma soprattutto voi dovete darmi anche, dovete passare questo testimone. Io quindi lascio la parola prima a Renzi, poi a Peter, che mi dite. Prima di tutto, beh, insomma, salutiamo gli ascoltatori, e chiaramente poi ognuno di voi mi dice quale potrebbe essere un potenziale ospite per Radio Science. Prego, Renzi. Beh, tra le varie collaborazioni, perché abbiamo comunque collaborato con altre pagine, siamo condivisi a vicenda, sì, dei post, e quelli un po' più simili a noi, diciamo, è la pagina chiamata Netflix, invece che con la X finale, con la CS. Ah sì, la conosco. Ecco, bello, e anche sì, loro quando abbiamo parlato con loro sono sembrati dei bravi ragazzi, quindi potrebbero essere una buona pagina. Perfetto. E vabbè, immagino, non ti voglio rubare le parole, ma immagino vorrei anche salutare qualcuno, già che ci siamo, visto che siamo insomma nei saluti, magari salutiamo gli ascoltatori, dai, magari anche i vostri fan che vi conoscono bene per quello che riguarda la vostra pagina, ma non hanno mai sentito anche la vostra voce prima d'ora, no? Quindi magari salutiamo gli ospiti, Renzi. Io vorrei salutare la mia ragazza Francesca. Sì. E basta. E gli altri è saluta Peter. Perfetto, vai Peter. Allora, devo consigliarti anche una pagina o qualcosa? O... Beh, se ti va sì, però come preferisci, nel senso che sai che non è obbligatorio, se è chiaro. Ti consiglio vivamente la pagina, cioè è un gruppo in verità, non solo sì, una pagina, un gruppo su Facebook, che sono appunto il gruppo sui due fantagenitori, che si chiama in inglese The Fairly Odd Parents Shitposting. Ok, un po' così, e basta, loro, con loro abbiamo collaborato, e ci passano video, pic, tranquillamente. È bella questa cosa, ottimo. E vabbè, visto che siamo appunto ai saluti finali, penso che Renzi ha lasciato a te l'incombenza di salutare, diciamo, la rete. Spero che il programma duri ancora una mezz'oretta, perché sono tanti. Vabbè, insomma, tu parti, poi vediamo dove arriviamo. Allora, volevo salutare la Mushu Family, volevo salutare Giada, Romualdo, la famiglia. E basta, penso. Si saluto Fabio, che è il ragazzo che ci ha ospitato, sì, qua stasera. Cioè, che saluto già... qua, che è qui con noi. Ah, scusami, Fabio, quello che vi ha ospitato materialmente. No, scusami, l'ho perso, sì, quel Fabio. Perché... No. Ok, salutiamo anche quel Fabio, dai, quello della. Il ragazzo della chat che ci ha fatto anche qualche domanda, è stato molto interessante. Perfetto. Basta. Non ho più nessuno da salutare. Ottimo, allora lascio la parola a Saiz, che vorrei dare anche tu un saluto ai ragazzi e agli ascoltatori. Bene, ringrazio i ragazzi che sono stati con noi, a Renzi e a Peter, per questa trasmissione, insomma, che la loro pagina vada ancora meglio, però voglio soltanto poi vedere altre cose, se dovessero ritornare con questa trasmissione, caro Luca,
Io voglio sprintosi. Il botto, sì, dai, sì, ragazzi, il botto. Col botto. Ma il sai, botto. Devono carburare loro. Io faccio che adesso escono e vanno a ballare, capito? Sono ragazzi. Ah, così. Si stanno conservando. Sono dei diesel. Si stanno conservando, bene. Esatto, esatto. Un abbraccio virtuale, allora. E buona serata. Perfetto. Allora, volevo salutare il condominio di Radio Saiuz. E tutti gli amici della chat, anche chi non ha scritto, e ricordare che questa trasmissione è andata a reti unificate su Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso e Radio Val di Chiana. Bene, con questo è tutto e Saiuz si mette al di là del vetro, tranquillo, tranquillo. Ok, allora ti rubo la parola per dire, visto che stiamo sforando secondo i nostri orari, saluto chiaramente innanzitutto i ragazzi che questa sera, Peter e Renzi, hanno accolto positivamente appunto la mia richiesta di averli qui con noi questa sera, con questa bella pagina che è Ricordi quella scena, che effettivamente ci hanno detto, ci hanno fatto vedere insomma che riscuotono un bel successo, e vi auguro veramente di continuare così. Vi ringrazio insomma per questa bella serata in un giorno di festa, perché effettivamente è una delle poche volte che mi vedi, sai, in diretta in un giorno di festa. Ringrazio chiaramente Fabio in chat, che ti sei mosso molto, mi fa piacere che continui a seguirci, vedrai chi ci sarà anche la settimana prossima. Non dico nulla per la settimana prossima, ma sì, te ve lo dico. La settimana prossima, caro Saiuz, avremo ospite, non te lo dico, scherzi a parte, te lo dico dopo, dai, in separata sede, perché sono la pagina che fa sorridere, solo il titolo. Dicevo, ringrazio voi, ma soprattutto gli ascoltatori che sono stati presenti qui con noi questa sera, e soprattutto quelli che ci ascolteranno anche sul podcast che trovate sul canale YouTube di Radio Saiuz. Il podcast Oggi mi mangio le parole lo troverete a partire da domani, ma eventualmente, ragazzi, sapete che vi girerò su Facebook in privato tutti i riferimenti, così poi ve lo potete riascoltare. Grazie di cuore, grazie a tutti, saluto Saiuz che rende possibile tutto questo bel network che prende il tuo nome, megalomane che non sei altro, e ovviamente Testa di Caso, che non lo sentite ma c'è nel dietro le quinte, si dà da fare per far sì che insomma giri tutto liscio come l'olio. Direi di non essermi dimenticato nulla. Vale, oggi stasera non capisco più nulla. Sei dopo le 11 ho questo down, cioè proprio crollo letteralmente. Questa sera è cominciato dopo le 10, però. Esatto, questa sera è partito con orario di Greenwich, quindi un casino. Dai, che scherzi a parte. Grazie ancora, noi ci vediamo qui su radiosites.it con Social Evolution giovedì 9 giugno 2016, sempre dalle ore 22 alle ore 23. Se avete sentito male questo pezzo, non sono io, è la rete, giuro. Va bene, grazie ancora Peter, grazie Renzi, ci teniamo insomma in contatto. Qualora doveste diventare famosi, insomma, ricordatevi di noi, perché insomma, dai, ci ha fatto comunque piacere avervi qui con noi questa sera. Grazie ancora, buonanotte e ciao. Bene, ciao. Allora ciao a tutti, e per finire finiamo con Ren. Una cosa, ti dico che perché ormai ti ho lasciato così, l'ospite della settimana prossima sarà una pagina Facebook con molta meno affluenza di quella di Peter Renzi, non è come Ricordi quella scena, però è una pagina che mi ha colpito, quindi vi dico già che la settimana prossima avremo ospiti i ragazzi di Legalize. Già il titolo dovresti pensare a che cosa tratta, però lo scoprirai. Quindi ci vediamo giovedì prossimo, caro. Bene, chiudiamo questa trasmissione con Settembre di Rain. Mi vado col brano, che continui a mettere il brano che non vuoi che... Insomma, non quello, va bene, non insisterò su questa cosa del brano finale. Vado col brano, via, partito! Mi ignori completamente, grazie. Dimenticami, sì. Ciao! Ma lasciati dentro qualcosa, un chicco di grano abbastanza maturo ad attendere la pioggia serena della prossima estate. Anni fa, sotto a questo medesimo cielo, dentro a questi occhi traditi.
riusciti che poi in fin dei conti adesso sai dirmi cosa ne rimane. Dimenticaci le stazioni passate, hanno perso colore nel solco degli anni, è un ricordo, è sempre più fragile di una speranza. Settembre ti odio, sei caldo di giorno, freddo di sera, l'estate è finita tra le mie dita. Che senza pietà fuggono via. L'Italia, ladri e cemento, palazzi e buffoni, la guerra, la pace e l'oblio. Niente era scritto, che niente era detto, che forse bastava sedersi, parlarsi e ascoltarsi di più. Settembre ti odio, sei caldo di giorno, freddo di sera, l'estate è